La mia disamina è che io devo per forza guardare il bicchiere mezzo pieno assolutamente. Lo so che qui a Catanzaro, insomma, in questo momento questo tipo di campionato non piace, ma noi, almeno io quando sono venuto, sapevo benissimo quello che, a cui andavo incontro. In questo momento il nostro campionato è questo. Oggi abbiamo fatto un punto, abbiamo fermato l'emorragia, abbiamo recuperato una partita dove assolutamente non meritavamo di stare sotto, quindi anche da un punto di vista caratteriale i ragazzi mi hanno dato una grande risposta. È normale che volevamo vincere, però in questo momento mi prendo il punto e mi prendo anche la crescita che io ho visto, perché insomma anche oggi loro sono entrati nell'area nostra la prima volta al 44esimo e noi avevamo creato 5-6 palle gol e quindi siamo andati sotto assolutamente in modo immeritato. Poi ci sono stati i primi 10 minuti del secondo tempo dove abbiamo accusato il contraccolpo, però poi ci siamo risistemati e abbiamo cominciato a rimacinare e quindi io in questo momento sono positivo, devo essere assolutamente positivo. No, sicuramente visto il momento difficile, visto chi siamo, i ragazzi sentono la pressione, assolutamente, quello è una tua constatazione giusta, però insomma se non siamo effettivamente magari belli fluidi, però se andiamo ad analizzare anche oggi insomma la partita l'abbiamo fatta noi, le palle gol le abbiamo avute noi e ci sono state purtroppo delle disattenzioni perché lo so che insomma in questo momento contano i punti, però io poi devo valutare anche quello che fa la mia squadra e loro il primo tempo sono entrati nell'area nostra una volta sola e noi 7-8 traversa. Quindi io da questo punto di vista devo essere positivo e soprattutto perché poi abbiamo preso un punto, perché alla fine quello che conta in questo momento è tenere le squadre dietro e fare punti, anche un punticino alla volta, l'importante è che continuiamo a tenere le squadre dietro. Ma noi in questo momento abbiamo bisogno di tutti, io se lo dico e poi devo mettere in pratica quello che dico. È verissimo che sono entrati molto bene, è verissimo che hanno dato una spinta importante insomma alla squadra il secondo tempo, ma ripeto, il primo tempo non abbiamo fatto male. Poi questa è una partita che in questo momento poteva anche finire 2-0, se invece deve fare il palo e finisce 2-0, e a chi la raccontiamo una partita così? Che sono entrati due volte nella nostra area e finisce 2-0? Quindi sì, guardo il risultato, ma guardo con grossa obiettività quello che ha fatto la squadra. E alla squadra il primo tempo posso dire che non abbiamo concretizzato tutto quello che abbiamo creato, assolutamente, e lì dobbiamo migliorare. Posso dire che dobbiamo stare più attenti perché non possono farci gol l'unica volta che entrano in aria e su questo siamo d'accordo. Però poi da un punto di vista del gioco io in questo momento posso dire poco, da un punto di vista dell'impegno a questi ragazzi io posso dire poco.